Bufera a Montesilvano per i rincari. Il rischio aumenti crea polemica e dissapori. Il sindaco viene criticato per mancanza di abilità gestionale. È facilissimo per chiunque fare l'amministratore, essere candidato sindaco ed eletto sindaco e poi risolvere i problemi di un comune aumentando le tasse e quindi sistematicamente riversando tutti i problemi di un'amministrazione presente e passata sui cittadini. Troppo semplice. La verità è che si sarebbe dovuto fare tanto altro, ad esempio partendo dal buon esempio. Il taglio delle indennità avrebbe procurato molto più beneficio alle casse comunali rispetto ad un incremento di tasse, tariffe raddoppiate, addirittura triplicate per il trasporto, raddoppiate per la mensa scolastica, la Tari. Da ultimo la Tari è intervenuta in consiglio comunale con delle tariffe che sono state aumentate di 2.300.000, ovviamente il tutto proporzionalmente riversato in maniera particolare sulle famiglie numerose. Insomma, di cosa stiamo parlando? Di un commissariamento a tutti gli effetti. Si può parlare di un debito ereditato? Un debito ereditato negli anni, è evidente questo, ma tutti gli enti soffrono un pochettino la crisi. Tuttavia ci sono degli enti che sono virtuosi, vedi Giulianova, vedi Francavilla, e degli enti in cui amministratori asettici, incapaci di essere manageriali, non riescono a superare il momento di crisi con competenze e qualità.